È stato presentato all'Enoch Shopping di Brescia Circuito Artigiano, un progetto molto molto importante che vede come indiscussa protagonista l'Associazione Artigiani di Brescia, in stretta collaborazione proprio col famoso centro commerciale bresciano. E rivolge un pensiero ai giovani, a quei giovani che si affacciano per la prima volta al mondo del lavoro, anche il presidente dell'Associazione Artigiani di Brescia, il dottor Bortolo Agliardi, che invita tutti ad osare ed avere coraggio. Giovani e il mondo del lavoro. Come li vede e quanto è importante oggi più che mai la formazione per loro sul lavoro? È fondamentale la formazione, ma per una scuola di vita, oltre che logicamente che una facilitazione a essere inseriti in quello che sarà il loro domani. Noi chiaramente dobbiamo essere noi parte attiva a trasmettere, a contaminare di sapere questi giovani, a dar loro una mano per creare quello che sarà la prosecuzione del nostro grande lavoro, quello che è della nostra grande economia e della nostra grande società. I giovani sono il futuro, noi dobbiamo crederne ai giovani e quindi dobbiamo metterci a loro disposizione, senza se, senza ma. È di chiaro intendimento che i giovani devono avere il coraggio di avere la fame del sapere e la voglia di sporcarsi le mani. È libertà di cervello, è libertà di intenti, è creatività il poter fare che cosa? Quello che sarà, quello che loro saranno incapaci di trasmettere. Noi dobbiamo essere i facilitatori per dare loro la mano a esprimere quello che sarà la loro voglia di essere il domani. Noi oggi non possiamo tirarci indietro e fare la nostra parte. Tutte le nostre energie sono quelle per trasmigrare il nostro sapere e fare in modo che il loro raccogliere questo sapere sia il testimone che porteranno avanti per il nostro futuro. Tanto coraggio e è anche per questo che avete deciso di creare uno spazio molto bello che vediamo oggi proprio qui a Enno Shopping, che è un luogo dove i giovani vengono molto spesso. È con questo intento che è stato creato questo spazio proprio qui? È la prosecuzione del nostro modo del fare. Non bisogna solo parlare, bisogna fare a questo mondo qua. Prosecuzione dopo verso il borgo del Castello di Paternello abbiamo portato in città, in un centro commerciale con il quale abbiamo condiviso questo spazio con Elnos e IKEA, la filosofia di portare coloro i quali hanno nelle loro mani l'arte, il sapere, il voler dimostrare, il voler andare anche controcorrente, il saper fare di un mondo che ha una creatività e una libertà mentale che deve contraddistinguere il futuro dei giovani e delle famiglie. Qui siamo a parlare e dimostrare che il voler fare e il voler mettersi in mostra è la cosa più semplice di questo mondo, basta fare il primo passo. Noi diamo loro la possibilità di guardare e perché no domani questo spazio essere messo a loro disposizione per il poter fare. Fare il futuro. Un'ultima domanda, quale può essere secondo lei il motto vincente per un giovane che oggi si avvicina per la prima volta al mondo del lavoro? Un motto che è una sorta di mantra. Fame del sapere e libertà. Questo logicamente sta nell'ottica della sostenibilità, ma ognuno di noi deve tirar fuori le forze e la volontà di vincere. Altrimenti saremo dei vinti. Una collaborazione vincente e convincente, che vuole vedere ancora più forte il legame con il territorio e creare concretamente qualcosa di tangibile con le proprie mani, qualcosa che duri, avvicinare così i giovani al mondo del lavoro. A raccontarci di questa nuova importante esperienza ed eccellente collaborazione è stato il dottor Giovanni Umberto Marzini, direttore di Ennos Shopping. Come è nata questa splendida iniziativa? Ma allora, è nata semplicemente da così, la nostra volontà di coinvolgere il territorio con le sue caratteristiche. Non ha niente a che vedere in questo caso con la nostra attività che è lo shopping, ma vuole essere insomma un contributo per fare in modo di valorizzare meglio così, le nostre eccellenze e credo che l'artigianato, almeno per quello che è la mia esperienza, è veramente una parte importante, insomma, del territorio. Quindi da lì è nata, ecco, l'idea. Un consiglio in breve, visto anche la sua esperienza, a un ragazzo, una ragazza che si avvicina oggi al mondo del lavoro e che magari ha appena finito i suoi studi. Ma io ai giovani consiglierei
di dedicare meno tempo forse al digitale e alle cose più concrete, perché secondo me sono queste le cose che poi alla fine rimangono e che possono veramente aiutarli e a fargli capire quanto è importante oggi, come dire, anche le nostre origini, anche quanto è importante il territorio, ecco. E creare qualcosa che ha un valore, insomma, sicuramente, assolutamente. E qualcosa che vale, che è creato con le proprie mani, è certamente il pane. E ce ne ha parlato Francesco Mensi di El Panadì. Il pane, un'arte. Ma i giovani oggi quest'arte la vogliono veramente imparare? Vogliono mettersi concretamente in gioco in questo mestiere che è molto antico ed è molto importante? Questa è una bella domanda. Noi ci diamo da fare appunto per avvicinare i giovani a questa grande attività, e speriamo che con la nostra esperienza, con le nostre iniziative, con le nostre capacità di riuscire a carpire dei giovani che possono affrontare questo tipo di lavoro, insomma. Che è un lavoro splendido a mio avviso e anche che ci implica fare dei grandi sacrifici, perché la vita del fornaio comincia molto presto. Ecco, forse questo è un aspetto che spaventa in qualche maniera molti giovani? Beh, questo lo spaventa, però se i giovani si dovessero avvicinare all'arte panaria possono capire che con l'innovazione, con la tradizione, beh, anche i tempi di lavoro si sono ridotti, quindi anche le nottate in laboratorio possono essere passate, sempre mantenendo quello che era l'artigianalità e il pane artigiano. Comunque con l'innovazione e la tradizione i giovani si possono avvicinare tranquillamente, insomma, ecco. Mi tolgo una curiosità, perché ci vuole coraggio, bisogna dare formazione ai giovani di oggi che vogliono approcciarsi a qualsiasi lavoro. Ma lei, quando ha capito che era questa la strada e quando è nato l'amore per questo lavoro che è un'arte? Quando ha capito voglio veramente creare con le mie mani il pane e fare il mio lavoro? Beh, io l'ho capito subito dopo la scuola. Sono andato in laboratorio con mio fratello e da lì siamo partiti e abbiamo creato un laboratorio importante, abbiamo creato un giro d'affari importante, tenendo sempre il discorso dell'artigianalità. Quindi sono partito a 15 anni e andare in laboratorio e sono finito ancora, insomma, sono ancora in laboratorio. E questo significa avere passione per quello che si fa, ed è forse questo, se possiamo dire, l'X Factor di una persona. E voi sarete qui nuovamente all'Elno Shopping Center il 28 novembre per un laboratorio. Ecco, raccontiamo qualcosa magari anche a chi vuole partecipare, vuole saperne di più sulla vostra realtà. Allora, noi saremo qui il 28 e qui dobbiamo ringraziare sicuramente l'Associazione Artigiani che ha permesso questo progetto. E saremo qui il 28 e il 28 noi presenteremo un grande progetto, una grande iniziativa, una novità nell'arte del pane. Il 28 si vedrà proprio una grande novità nel pane, che è un grande progetto fatto con l'Associazione Artigiani e col Diretti, e quindi il 28 si vedrà. Appuntamento quindi al 28 novembre per sapere di più dell'arte del pane, perché si tratta, perché insomma è veramente importante anche a livello metaforico, cari giovani, portare veramente il pane a casa. Grazie ancora e complimenti. Grazie a voi. Thank you.